ci siamo ci siamo ok vai vai, vai. ci siamo ci siamo Let's oggi, go. oggi... Let's go. ok fammi, fammi sistemare il layout che qua è tutto schifoso Intanto salutiamo ciao ragazzi ciao ragazzi come state <ride> buonasera okay. a tutti ok eccoci qui oh, stasera siamo almeno siamo belli carichi perché siamo belli carichi benvenuti sull'unico programma di cultura nerd che non rompe <ride> I volumi dei manga per fare content. Siamo noi. Siamo proprio noi. <ride> L'unico in Italia. Siamo solo noi. Fa un po' freddo, infatti. Ho lasciato. Vabbè. Oggi. No, io sto bene invece. Bene, mi fa piacere. <ride> A posto. Siamo bene. Siamo partiti col botto oggi. Esatto. Tato, aspettiamo che. Allora. Ops, aspettiamo che la gente entri proprio. In modo tranquillo, esatto. Allora, oh, stasera okay, avremmo dovuto aspettare coperto. un ospite che, però, no, non è vero. Ma quale ospite? Non è vero, mica ci ha dato sì, buca. Sì, mica ci ha dato buca. Comunque, uh, oggi facciamo un contenuto secondo me molto interessante, assolutamente. Come vi abbiamo scritto una, su Telegram, una grande... se non siete iscritti a Telegram, entrate nel gruppo perché lì scriviamo tutte le news, e le cose che accadono e mettiamo okay. anche i video. Okay, eccomi qua. Intanto salutiamo eh Dio fa... Ok, scusatemi. <ride> Intanto volevo dire questo contenuto mi piace un sacco. L'ha inventato Andrea tipo 10 minuti prima della live. Sì, ma ce l'avevo già in mente. Ma, ma ce l'avevo già da, in mente. Da ieri, da ieri. Ma noi abbiamo in mente un sacco di cose. Cioè, adesso che abbiamo l'affiliazione, è quasi la partner su YouTube, possiamo dire. Anzi, magari facciamo... Visto, visto che siamo proprio da YouTube, oggi, oggi facciamo una reaction al nostro canale YouTube. Facciamo vedere meno, proprio i nostri sì. dati, ufficiali, che noi diamo nascosti. Eh? No, le, no, magari che la password. Che no, vabbè, quella non si può lasci... vedere, credo. Infatti no, effettivamente non so se... No, non si può vedere. No, vabbè, ma, no, ma non facciamoli vedere. <ride> tanto, <ride> tanto, tanto ve lo diciamo noi. Guarda, ve li ve diciamo... facciamo vedere qua. Yeah. eh, Tiè. No, no, glieli faccio vedere. Ta, così. Va bene, va bene. YouTube beh. Studio, guarda. 970 iscritti, così. Esatto. Da buffo, così. Quindi siamo veramente tanti e siamo sempre più contenti di tutte le persone siamo che quasi si... a mille. continuano a iscrivere. Quando arriveremo a mille, ci sarà una rivoluzione perché ci prepareremo dei video speciali per i 1000 iscritti e poi, visto che potremo fare dei post community, potremo interagire di più con di voi, soprattutto con tutte le persone che ci seguono su YouTube ma non ci seguono in live su Twitch, cosa che un po' beh, ci rammarica, beh, la gente anche se noi continuiamo a... continuiamo a dire in ogni video almeno... Per quanto mi riguarda, io continuo a dire in ogni video io di seguirci dico, su io Twitch, su Telegram e su Instagram. Buonasera, eh, fornelletto. Buonasera, fornelletto. Il nostro, tra l'altro, volevo specificare, fornelletto. Il nostro primo sub ufficiale esatto. Non so primo sub ufficiale sì. Per sabbarvi in maniera totalmente gratuita eh, basta avere Amazon Prime collegato al profilo Twitch. Vabbè, ma questo lo sapete. Cioè. Questo dicono... lo sapete ormai da un sacco di tempo. Lo dicono tutti i vostri streamer preferiti. Fatelo anche qui. E eh, che cavolo. Cioè... Mo. Esatto, cioè, ma Amazon Prime... Rivalu Dovrete rivalutare un po' i, i vostri streamer preferiti perché qui sembra che noi... Basta, adesso. basta. <ride> basta. <ride> Facciamo... <tutti. ride> Vabbè, no, io non ma, ho andiamo nessuno, eh. ma andiamo, avanti. Oggi, andiamo avanti, allora. oggi cosa facciamo? Oggi cosa facciamo? cosa facciamo, facciamo Marca. non una reaction, ma una review alle top che tu hai fatto, perché nelle esatto. top io non, ho, io non ho diritto di parola. Cioè, tu ogni tanto mi chiedi consigli, ma le top le fai tu. Ne ho fatta una, eh, però non è andata molto, molto bene. <ride> so, esatto. devo, e anche un po' per rispondere a dei commenti del cavolo, <ride> che qualche volta ci, co ci compaiono sotto i video. Quindi noi siamo un po' stufi alcune volte di ripetere le cose, però lo facciamo. Oh, ma fai il, il logo first? Su Non lo sapevo. Eh sì, perché è il primo. Perché il primo. Gre bene, fighissimo, non lo sapevo. Esiste anche il, appunto... secondo, per il secondo. Per il secondo sub, esiste esatto. anche il logo secondo. E quindi, appunto, visto che Mara non ha mai facoltà di parola alla fine nelle top, stasera potrà avercela. Ah, e, e io potrò aggiungere delle cose sulle top che ho fatto. Iniziamo per spiegarmi un po' meglio. Sì, sì, tanto un'ora di live. Eh... Esatto, oh, ah, io direi di iniziare con l'ultima top. Perché quella? Io direi di, è di vedere, vedere un po questa, più... questa. No, ho sbagliato top. Scusami, vado indietro. Ho sbagliato top, ok, flotta flot di sette, eccoci qua. Oh, allora, ok, vabbè, va bene. Ok, ok. Vabbè qua è flotta di 7. Io qua in realtà non ho molto da dire. io forse me la ricordo. Qua ancora avevi... Avevi registrato a casa di Criccheri ridi? Non so, i peigni. Avevi... Cosa avevo? Niente, niente. Avevi registrato a casa mia questa cosa, questa top qui. Una delle prime sì, comunque. Sì. Infatti... Venga, lo, dico, lo, lo dico anche dal font che vedo qua in basso a destra che ho messo perché ancora non ho fatto il font ufficiale. Allora fammeli vedere un attimo. Allora, undicesimo bug, decimo Moria, Weeble, bla 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 bla. Ah, io non faccio proprio una vera e propria top, ma dico un po' la mia. Facciamo così. Ah, sì, io ti, ti dico solo questo. Leggiamo mi anche un po' i commenti. Che, mi ricordo che in questa top mi avevano detto che avrebbero messo Orso Bartolomeo più in alto rispetto a come che messo, messo io. Tu l'hai messo tipo. Al in ottava, mi ottava. Allora io ti dico. Mi sembra di sì. Sì, anch'io l'avrei messo più in alto. Ma allora, se, visto che è la top Shishibukai, io avrei giudicato, ovviamente in, in modo soggettivo, ma quello che hanno fatto loro come Shishibukai, capito? Okay, Secondo me okay, tipo sì. Jinbei, che vedo qua la terza, ci sta un sacco te in alto, anche, anche come ruolo di Shishibukai, perché? Perché per la prima volta lì vedi uno che è buono e sicuramente buono, cioè alla fine anche Orso Bartolomeo è buono, è anche Bohankuk. Esatto. però sì. tipo Boahenko che lì è, è guidata dall'amore. E Quindi, già. Comunque, bevo, bevo. è un po' manipolata. Orso Bartolomeu è buono, buonissimo. Però non sappiamo ancora niente, capisci? Quindi è tutto un, mm. tutto un mistero. Invece, Jimbei è proprio, è proprio così. È proprio, come dire, è incondizionato. È proprio, è proprio Jimbei. Quindi ci sta a metterlo così alto. Tu, però, parlavi di Orso Bartolomeu. Vabbè, mi sono un po' perso, io ti dico. Iorso Bartolomew effettivamente l'avrei messo sopra Boa, che tu l'hai messa okay. a e anche sopra Barbanera e Lo. Mm, beh, ci può stare, sì. Sopra di dirlo due, perché Lo alla okay. fine come Shishibukai... È un... Alla fine secondo no, sì, me... Diciamo che come... Vai vai. vai. Come ruolo sì, di Frottaro non, non ha detto molto, alla fine l'unica cosa che si sa è che è, appunto per entrare nella flotta di setta ha preso questi cuori di questi innumerevoli pirati che adesso non mi ricordo esattamente il numero e, e, boh, e niente quindi era quello il suo ruolo però sì ovvio che appunto sì io intendevo il personaggio poi nel suo, un po nella sua interezza non, non solamente come flottavo. poi qua ovviamente perché voi c'è un piccolo meme tra noi due voi dovete sapere che la gente non capirà mai Che le top non sono di forza Cioè questa è, un, è, un, è una cosa esatto. Ma io credo di poter fare uno statement ufficiale I livelli di forza Sono da non Sono da no, Sono da tredicenni tipo cioè, Basta Ma Guarda, no ma per dire ma Ci possono, sì, essere, ma... in ci possono ci essere in, in Dragon, Dragon Ball. Ball Ma perché in One Piece cercate i livelli di forza Ma, ma, ragazzi, no, ma, ma, ma non perché ce l'abbia con Dragon Ball Se A me piace tantissimo Dragon Ball Però in Dragon Ball è quantificabile la cosa può essere quantificabile in One Piece. No, non può essere quantificabile. Non lo vorrebbe lo stesso Oda, secondo me, quantificare un livello di cioè la potenza dei suoi personaggi. Ma perché? Difatti, non ha senso, comunque in ogni, in ogni video top c'è il commento così, e ogni volta bisogna rispondere. In realtà no non, non bisogna più no. rispondere. O, 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 ormai, ormai, ormai In realtà in realtà lo specific lo si specifica in tutti i video adesso, ma esatto. comunque arrivano lo stesso, quindi è proprio un, una malattia, un, non so, S cioè, non so come curarla. Questa malattia, sinceramente. Però, ognuno ce l'ha, esatto. uh, difatti, questo qua guarda. ha scritto: Wibor, Kuma e Barbanera andrebbero più in alto. L'ho più forte di Barbanera, mi sembra quanto impossibile, ma quello è ovvio. Ma Barbanera, allora dovrebbe essere al primo posto, cioè, e, e basta, è finito. Cioè, ma è ovvio. Ma sì, ma, cioè. ma, sì, ma infatti, ma. Scusa, eh. ma, poi, ma poi il fatto è che. Allora, le, tutte le top, tutte le opinioni sono soggettive. Quindi è normale che per ognuno sia diversa e magari non tutti si accontentano. C'è qualcuno a cui magari gli va bene la top, ad altri che non gli va bene. poi Adesso mi ricollego un po' all'ultima top. Ho messo Barbanera per il suo frutto. cioè Ho messo il frutto Dark Dark come potere più forte, non tanto perché poi. Perché è stato detto che è il potere più forte, poi lo so perfettamente, l'ho anche detto nel video che è un rogia particolare perché non dà l'intangibilità, però questo non vuol dire che non possa battere tutti gli altri rogia, detto questo, tutti gli altri rogia potrebbero battere uno che ha il potere del frutto dark dark. Non, cioè, io se metto uno più in alto dell'altro dico che è più forte, ma non è che è imbattibile, cioè che non può essere battuto. Ma questo spero che comunque le persone abbiano il cervello e ci arrivino. E visto che poi la top sui frutti, poi lascio parlare magra, um, ho cercato sì di farla soggettiva, però di essere anche oggettivo, visto che comunque i la potenza dei frutti si possono, ecco, andare un po' a classificare in maniera oggettiva, ecco, altrimenti fosse stata soggettiva. Detto sinceramente, avrei messo il Pika Pica al primo posto, però non era corretto, visto che. Si tratta, il Dark Dark si tratta del potere dell'oscurità. L'oscurità può assorbire anche la luce, puoi anche. Diciamo, Schizzaro potrebbe anche scomporsi in milioni di particelle di luce. Ma col, uh, con la mossa lì di Barbanera del Gorgo Scuro, quello che è, uh, lo può assorbire. Gli annulla il frutto e gli tira un pugno che lo colpisce. Basta. Hai capito, Poneta? Proprio di lui stavi parlando. Gra grande. Sì, vabbè, eh, scherziamo pa pa Un saluto a Poneta. No, vabbè, era riferito principalmente a quel commento. A ma me. non solo, in, in generale. Anche per cinque avesse... eh, noi abbiamo un, un iscritto che è andato ospite al Cerbro Podcast. Possiamo, questa credo e che adesso, si. mi sembra che sia adesso. Sì, ad sì, assisto, sì. Cioè. No, è dalle 21, e eh, quindi non so se ancora stanno continuando. A volte fanno una live di due ore. Quindi un saluto a Poneta. Siamo fieri di averti iscritto Ciao, okay. Io ero serio, io lo se veramente. Io, io sono felice di avere Poneta. Cioè io quando l'ho sì, sì, visto... ma io sono contento di qualsiasi iscritto che, che... Certo, da ogni iscritto no. è l'altro, però Poneta è... Cioè, è il maestro, capisci? Cioè, come fai a non essere felice? Quando l'ho visto ero un po'... Ero un po' effettivamente... Emozionato. Emozionato, emozionato, andiamo... Emozionato, emozionato. Ah, comunque, eh, in realtà in Instagram non c'entra dire... Eh, io mi ricordo che tu mi avevi chiesto se secondo me era meglio Crocodile o Doflamingo, ma forse, non me l'avevi chiesto forse neanche per questa top, per un'altra. No, no, io ti avevo chiesto per la top di che è uscita oggi. Anche, ti avevo chiesto anche. appunto: preferiresti più in alto il Sand-Sand o il Fumo-Fumo? Perché ero indeciso, anche se comunque a me piaceva, piaceva più il Sand-Sand. Infatti, tu metto Sand-Sand più in alto e dico a posto. Io amo Crocodile, te. io amo Crocodile. Cioè, Crocodile è proprio. Io sono un wannabe Crocodile proprio. Non so, mi piace un sacco e non, non voglio dire che mi ci rivedo perché sarebbe una cosa terribile, però eh... cioè vorrei Beh. essere Crocodile, vorrei, vorrei anche avere il Sunasuna anche, quindi è giusto così. E ti dico, io infatti avrei messo, secondo avrei messo Crocodile, perché lui proprio rappresenta lo sci io quando penso agli Shichibukai io penso a Crocodile. E primo comunque okay. Doflami, cioè scusami, uh, Miok, cioè qua è, è proprio indiscutibile. Questo è il, video, sì, è, il, è il classico video top che tu apri e sai già chi è la prima posizione. Vabbè, comunque è, è giusto così. Cioè. Ma anche i commenti lo dicono. Ora passiamo al video greve. Al video greve. Qua che aspetta. Delle supernove. <ride> Questo qua, ragazzi, io entro in punta di piedi. Qua c'è stato il delirio. Vabbè, qui, qui... Io, io, io non, lo non lo guarderei. Leggiamo solo i commenti Leggiamo solo oh, i commenti Leggiamo solo i commenti Ah One Piece di Ita Che salutiamo Che sta, si è preso una pausa Ma tornerà Anche nella nostra live Bella esatto, Alessandro sì, Tornerà come, come ospite Ha scritto bel video Ha scritto bel video Collega E infatti qui. gli abbiamo dato cu I cuoricini <ride> Infatti gli abbiamo dato i cuoricini Aspetta ma c'era uno Che mi aveva fatto so Daniele così, Sasso lei. Fermi No li leggiamo tutti leggiamo Ah giusto tutti. Dai Ah, spero che questa troppo non sia basata sulla forza dei personaggi, se no davvero mi vergogno per voi. Zoro più forte di Luffy Drake più scarso di Killer e Hawkins Scusa, ma davvero non ha senso? E qui proprio è per quello che mi sono messo a ridere. E io, io, non usato... io non rispondo mai eh, a questi commenti, però qui ho risposto. Ah. Cioè, scrivetemi qui, anche la vostra E io cerco di rispondere sempre un po' educato, ma qui ho scritto. Uh, tutte le discussioni sugli ori di forza ci sembrano da babbi E <ride> questo, questo commento dalla prima linea puoi capire che l'ho scritto io Per, questa, per questo termine <ride> Che io lo penso veramente, ragazzi Le classifiche di forza sono da babbi, non guardatele Se ci sono video che fanno classifiche di forza non guardatele, Fatemi questo favore e, Cioè, fatemi, fatemi questo favore per sola la eh, Vi prego eh, Drake Sottokiller, Killer, mm. e Apu mi stanno un po' Ok Ok, infatti, Drake uh, mi puoi confermare che lui è sul tetto insieme a Killer. Mi puoi confermare anche questo: anche se fosse una classifica di forza, comunque possiamo anche discutere. E... Ma io adesso te la dico adesso come fa quale stata la mia classifica, ho messo roge ultimo. Classifica dicevi... la rifai da zero, ma. Cioè, io non capisco. Io adesso voglio fare un discorso serio. Che cazzo! Voglio fare questo discorso serissimo. Allora, se voi. Voi, voi tutti non odiate un po' lo stereotipo. Che gli anime sono da bambini, eccetera. Se voi continuate a leggere eh, un manga o guardare un anime con il solo eh, obiettivo di vedere mazzate, vedere chi è più forte di chi, secondo voi non lo state un po' alimentando questo stereotipo? Chiedo perché secondo me sì, ok? Se non riuscite a fare un'analisi di magari questo, questo personaggio è meglio di questo, non perché è più forte, perché ha dei pugni più forti, ma magari perché ha fatto un viaggio diverso o nella storia l'abbiamo visto diversamente. Forse, forse non è nostro ma... il problema. Anche perché se voi mi scrivete che mettere all'ultimo posto Rouge è imbarazzante. Ma è, è quello visto di meno di tutti, dove cazzo devi metterlo? Perché ha, ha battuto ma... Snake, Cioè, ma ripeto, non è una classifica di forza, quindi dove devo mettere. Ma sì, ma esatto. Ma poi, ma poi il cioè... fatto è che, appunto, Rouge, Per quanto possa essere poi appunto intrigante, possa avere poi l'arma che è una matita non temperata, che cioè, come design, come... tutti i personaggi sono belli. Però Uro, Sì, ma Uroge almeno sono visti si è... tutti. Uroge si è vi... Esatto, il non si è visto. Non si è visto neanche lo scontro che ha fatto con Snack, non c'è stato si nemmeno vi... un film. Si è visto il finale, si è visto proprio, ma nell'anime poi, non so, nel manga non mi ricordo Anche se c'è. Si è visto solo quando è... era finito. Cioè, cosa, cosa dovevano dire? Cioè, veramente, ragazzi, dai. No, basta è un, per, è un personaggio legato alle isole nel cielo, però non ha detto per adesso la sua, top, cioè, per dico, se... sì. avete rotto il cazzo visto, con i livelli di forza. Questo è il messaggio che visto. io voglio, voglio far passare da Esatto. Si è vista molto di più Bonnie e poi, ho detto sinceramente, io reputo poi anche migliore comabilità il potere di Bonnie, che è molto più devastante. Minchia, è una roba d'asciuga, poi... tra l'altro, sì. Perché è inevitabile, sì, esatto. ti prende e sei finito. Cioè, diventi bambino e hai finito, cioè, non c'è niente da dire. Eh. Ma sì, esatto, ma Poi, ma po poi, poi ripeto, volete la top di forza? È soggettiva questa qui. Non si basa solo sulla forza, quindi basta. Ma poi cioè, vi si lamentate di... che lui ha messo come personaggio migliore Zoro come Super 9. Eh, perché si parla di. Eh, ero Super messo. Cioè, ero è messo la... più in alto rispetto a questo. messo di uno sopra Luffy. Cioè, vi lamentate di questo, e poi vi guardate da dieci anni i video dei youtuber che dicono che Sanji è il miglior personaggio di One Piece. Cioè, allora vi dovete proprio svegliare, ragazzi. Eh? Che cazzo, cioè, va bene tutto. Vabbè, no, vabbè, no, però, no, no. Scusate no. per il nostro schermo. No, però. Scusate io dopo mi rompo i coglioni anche. Avete il cazzo quelli, sì, sì, io, di queste cose? Andate a guardarvi Dragon Ball e basta. Sulla, sulla media, se tradotto in italiano. Questo vi meritate. Eh, dai. No, no. Dragon Ball va bene. Piuttosto di. No. Andate a vedere Dragon Ball Super. Ferite, il che ne Però... so, ste cose qua. Ferite. Ferite. Vabbè. <ride> Vabbè, qua non ci di... Cioè, qua io. Vabbè, a livello... se io avrei messo low primo. Come ruolo nelle super 9. Oddio, cosa fa? Oddio. No, 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 lo avrei messo lo primo sulle super 9. A livello come ruolo nelle super 9. E poi avrei messo ma Zoro sì. secondo perché? Perché lui, insieme a Killer, è l'unico che non è un capitano. Ed è anche uno tra i protagonisti. Quindi, certo che è importante. È l'unico che non è un capitano insieme a killer. Ci sarà un motivo. Cioè, mo ma ci sarà sì, un motivo ma... che sul tetto ora. Non ci sono solo i capitani, ma ci sono anche killer e Zoro rispetto a tutti gli altri, no? Sarà ma questo. sì, ma qui il fatto è che appunto Cioè è banale mettere i capitani Sempre in alto alla fine cioè, eh, eh. Comunque anche qui poi oh, Vabbè per l'ennesimo volta poi ho messo Barbanera più in alto, vabbè E eh, amen, va bene così cioè. Ma poi scusa, cioè, ripetiamo la roba che abbiamo detto nella top di prima Della flotta È ovvio che qua tu vai a calcolare È soggettiva, ma tu vai anche a calcolare Il loro ruolo in quell'ambito lì Quindi nell'ambito Super 9 sì, Barbanera sì, esatto. Non, so, non ce lo ricordiamo perché è una supernova. Viene detto che è una supernova, ma lui non, non è neanche le Sabaudi, capito? Cioè, proprio. È, viene detto che è, una, che è una supernova, ma perché? Perché fine? Ma proprio per, per i dati, che arriva a una taglia più alta di 100 milioni prima di entrare nel nuovo mondo, questo. Sì, sì, vero, vero. Però, lui, alla fine, è come se non ci fosse eh, Supernova. Eh. Ma sì, ma, ma infatti, cioè, infatti, io non, che... io non l'avrei messo prima. Io non l'avrei messo prima, ma sì... Ma infatti, vabbè, cioè, le top alla fine sono tanto soggettive perché ci sono tante cose su cui bisogna essere bondiosi Ma tanto poi, se non lo metti, hai fatto male, se l'hai messo, hai fatto male, e allora sti cazzi, dopo un po', devi e... essere. Death ha scritto, ma non stai spoilerando a Andrea? Così, eh, sì. Però non credo abbia capito quello che ho detto, fortunatamente. No, okay. no, infatti. No, posso <ride> dire? no comunque, a, a sto punto, se dobbiamo essere proprio completi: nelle, su, nelle Super 9 <ride> ci devono mettere anche Caribou e il suo fratello a quel punto, e anche, e anche Ace, lì. la generazione prima. E anche Candevish, che è la generazione sì. di Karibu cioè dobbiamo mettere anche loro. Ah, Bartolomeo. Eh. Sì, sì, Questa esatto. però è la worst generation, che fa parte solo della generazione peggiore. Poi dobbiamo fare tutti i novellini, allora sì. Però comunque... Ah, raga, sì, poi comunque... Che cioè, palle che alla sei. fine, sinceramente, se, ah, cioè, se non avessi contato Barbanera a quel punto, la top 3 della Supernova, sapete quale sarebbe stata la solita? Rufy, Kid, Row, però è scontato, cioè, per fare una roba così... Io non me lo guardo un video, ho detto sinceramente. Se deve andare così, avete capito? Hai capito? Ma no, per dire, lo sappiamo tutti che è ovvio: i capitani li metti come primi tre, però è scontata come roba, bisogna fare anche robe non scontate. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, abbiamo andiamo. detto abbastanza. Allora, top Finito Ammiragli. Questo il momento della polemica. Top Ammiragli, vabbè, questa è la classica top degli Ammiragli. Grazie, Rolorenzo Galati, per il video. Compieni di qua a La Ottobre. La mia, di questi ah, contando la tua, la tua, Sì, sì. Contando il 4, eh, posso farla proprio Io ti dico. Ultimo fuggitore. Ok. Terzo Kiji, eh, terzo uh, Kizaru. Ok. Secondo Kiji, primo Kaino. mi piace Kaino, Vabbè, onesto. A me piacciono onesto, i villain. Onesto. A me i villain cattivi piacciono. Non perché mi piace, ma perché sono essenziali. Cioè, sì, servono, beh, sia quelli... i villain, servono sia i villain che sono buoni. Tipo Smoker è un villain, cioè, più o meno dalla basta era un villain. Eh, palese, però era buono. Cioè, lui è buono. È un marine buono, ma anche Okigido mm -hmm. Però i villain poco cattivi. Servono servono tipo, lo flamingo, no? cioè, loro servono. Ma sono... la ma per io. me loro mandano avanti la storia. Sono loro. Sono loro, vero. vero. Ma infatti, comunque io in questa top, ad esempio in questa top qui, io mi sono basato anche sui livelli di potenza. Perché comunque hanno influito sul, sul mio pensiero, cioè su, sulla top. Poi è ovvio, ci ho messo anche della mia, della mia soggettività, perché... Eh, esatto, perché sennò no è ovvio Ma... che Akaino Ac è il più forte di, dei, di questi. Cioè, è il più forte, è grande ammiraglio, è ovvio. Cioè... Scusa, mm, Sai che non ne sarei comunque così sicuro? No, no, no. Io sì, io sono no. sicuro. No, io ti dico... S oddio Solo di forza Forza avrei messo Fugitora sai No è più forte che Kakaino di Fugitora Sicuro Lo so però se conti il certo. potere Se conti il potere sulla gravità Tu puoi lanciarmi quanto magma vuoi Ma io te lo rispedisco indietro O, o lo devio con la gravità Ma questo è un cioè... morto, non so. Però questo un è, grande ammiraglio. Pensiero, quando... questo è un, gran, è un sì, grande sì, ammiraglio Sì sì quello è vero, quello è vero, quello è vero. Eh... No, vabbè, poi comunque, vabbè. Qui io ho messo Chi primo prima perché se non avete capito, quel frutto lì è uno dei miei frutti preferiti. Quindi, beh, oh. esatto. tutto la luce, bellissimo. Allora, questo invece, e... io sono un po' legato a questo video. In realtà, no, però diciamo che ho un bel ricordo perché è il primo video collaborazione in assoluto, forse. Sì, dovrebbe essere. Ah, quello del Capitolo Miglia? Sì, eh, con Shinigami P che salutiamo. Uh, vediamo un po' che okay, vabbè qua, commenti della Madonna. Bla bla bla. Uh, quindi non, non possiamo neanche leggerli in realtà, però possiamo dire: Ah, sono spoiler per me. <ride> No, 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 in realtà no, perché sono tutte teorie che non hanno concluso niente. Quindi no, ah, ok, ok. Non possiamo leggere perché sono troppi, cioè poi sono complimenti. che la maggior parte. Che, che cosa dobbiamo eh, fare, niente? niente cioè. eh, anche perché. Vi do uno spoiler, non spoiler, se voi guardate questo video, questo video è invecchiato molto male, sai perché? Perché nessuna teoria si è avverata. Ma non che non si è avverata, proprio neanche vicina. Ah, ok. Io eh, non vabbè, so... Alla fine, le teorie sono così alla fine. Io non so dove. Ponete a, far... Provate a farci banare di proposito. Le prove, ok. Uh, io non so dove. Dove eravamo a livello di capitolo quando abbiamo fatto questo video? ma non so perché veramente abbiamo fallito così miseramente <ride> a fare questo top <ride> abbiamo proprio fallito diciamo che ogni top che abbiamo fatto è, è stato stata allora, comunque colgo, colgo appunto questo video qui dove si parla anche di him dove è parlato anche di him mm -hmm. eh, dove nel gruppo telegram in questi giorni hanno parlato un po di him effettivamente perché sì, appunto era tutto un po' centrato su videotoria che hai fatto sugli ammiragli, su Smoker queste cose qui. Se non l'avete visto, andatevelo a recuperare. E in quel punto parlavano un po' di Ah, ma chi sarà il fu un futuro grande ammiraglio, ammiraglio, basandoci sul calendario cinese? E parlavano appunto un po' di ah Im, Boss finale, Villa in più forte. E lì, appunto, alla fine, come poi ho detto, vabbè, oh, ragazzi, non lo conosciamo ancora, IM. No? non è ancora all'interno della storia vedo vero che Kai, Kai, è stato detto che è la creatura più forte all'interno di One Piece ma perché lo conosciamo Im non è conosciuto neanche cioè non è conosciuto bene neanche i cinque astri di saggezza come ho scritto su Telegram, lo conosceranno a pieno probabilmente poi no, non lo so queste eppure è proprio speculazione ma io sono d'accordo con te infatti c'è cioè, eh, bisogna sempre prendere l'opera per per il, che cos'è? È, è un'opera di scrittura, no? È anche a, di, pensata per ragazzi in origine, ma anche adesso in realtà il pubblico è molto più grande, perché se io vado a vedere la demografica del nostro canale, eh, sono più grandi di noi, quindi più o meno. Però comunque eh, dobbiamo pensare agli schemi, cioè ogni tipo di racconto ha degli schemi intrinsechi, intrinsechi dentro, non so neanche se si dice così, dentro di sé, no? Quello sì, di uno sì, shonen sì. di un fight, fight shonen, no? È quello che quello che viene dopo, il nemico che viene dopo, è più forte. Fine, questa è una regola. Ba la che cosa da Battle shonen. Quindi, esatto. se si scopre che Teach è più forte di Kaido o che comunque rappresenti una minaccia più forte di Kaido, non dovete stupirvi. Perché è ovvio che sarà così, è stessa cosa per Iim perché, comunque, a parte che sono epite di quello l'uomo più forte del mondo, la creatura più forte del mondo. Cioè, perché alla fine. Ma poi scusami, certo. eh, Barba Bianca è l'uomo più forte del mondo, ma Credo è la creatura più forte del mondo. Eh, che cazzo di senso ha? Cioè, perché uno, un, uno poi... è forte drago, l'altro no. Cioè. Esatto, ma poi il fatto è che quelle epite trovare fino a quel punto della storia, non eh, per anche. tutta la storia. Ma poi scusami, eh, poi scusami. Cioè, secondo voi, <ride> che storia è? Che voi vi leggete uno che batte la creatura più forte del mondo, e dopo altri. Tre villain principali Più altri che potrebbero arrivare eh, Che sono più deboli Che senso ha Allora no guarda Cioè se gli shotta tutti Non è che prima È come se ne Nell'est blu affronti prima Arlong E poi affronti Kuro E Baggy dopo Non ha senso Esatto Scusami se, poi... se rimangono A Akainu uh, Barbanera E Im Almeno uno Può essere Almeno uno Almeno due facciamo possono essere più forti di, di Kaido almeno. Cioè, ma sì, questa ma poi, soddisfazione. ma poi secondo me c'era anche la roba lì. Viene chiamato creatura perché appunto ha questa doppia natura, cioè ha un frutto zone. Barba <ride> Bianca è sempre stato umano, ha un potere che lo, lo fa rimanere umano. Quindi, poi appunto detto questo, non è che quando viene detto che Barba <ride> Bianca è l'uomo più forte del mondo, vuol dire che riesce a battere Kaido? Vuol dire anzi, che Kaido riesce a battere Barba anzi, Bianca. Ti dico di più: anzi, è stato confermato, mi sembra, dai livelli di forza, proprio dati da Oda Oda, che Kaido e Big Mom sono più forti di barba bianca anziano. Mi sembra, non voglio dire quindi, Vabbè, quindi anche lì comunque... si sbagliava. No, è un epiteto detto così. Cioè, ma sì, o comunque in ogni caso a me la roba che è sempre piaciuta pensare: è che i quattro imperatori sono tutti forti, tutti si contrastano, ma nessuno riesce a prevalere tanto sull'altro. Poi dipende. Ecco. Sì, poi dipende anche perché, scusatemi. Eh. Ora per chi è al pari, non voglio fare spoiler, però per chi è al pari, cioè Big Mom c'ha mille poteri, Kaido c'è solo quello del drago, comunque in un modo o nell'altro Big Mom può tenere testa Kaido, eh. Cioè, Big Mom Ma c'ha sì. mille poteri, cioè ogni volta ogni più va avanti più si trova che c'ha qualcosa che può fare, quindi... Quindi è così. Comunque, niente, alla fine su questo video non possiamo dire niente perché il capitolo 1000 c'è stato, quindi cosa dobbiamo dire? Possiamo dire del flashback di Kaido che ancora non è arrivato sui rocks. Eh... Abbiamo un inizio in, mm. in più, quello del frutto Ma il flashback ancora non arriva E secondo me arriverà verso la fine Verso la fine perché Sai quale sarà un, un flashback interessante Che Vai. sono proprio curioso di vedere Quello di Barba Nera Minchia, eh beh certo Perché quello di Barba Nera Svelerà innanzitutto il fatto che non, Lui non dorme Come viene detto nel, Co nel flashback di Oden Come ha mangiato tre frutti Veramente, perché tu hai detto tu pensi che sia per il frutto Dark Dark? No, ma scusa, 3 fru no, no, frutti. 2-2-2 ah, okay. per me. 3 perché sì. è una teoria. Vabbè, comunque, ah, vabbè, ok. Sì, sì, è vero, è vero che è sì, sì, giusto la teoria. Tu pensi che sia e per il frutto altro? Dark Dark? L'hai detto nel video, infatti, l'ho tagliata da parte perché non volevo mettere. Ah, ok, ok. Perché Sarebbe è una teoria. quella che abbia più, più di un frutto? No, tu hai detto che ha mangiato l'altro frutto, il Gura Gura. Grazie al furto Dark Dark, sì. Perché viene detto da Marco Marineford questa cosa? No, Marco perché dice ho... che lui ha una struttura corpo anomala. E infatti c'è sta teoria che dicono che la struttura del corpo anomala ce l'ha per il furto Dark Dark. Ma secondo me, non è il, quel, non è il Dark Dark che, gli, che gli, gli fornisce la struttura anomala, sai? Ah, ok. Poteva vabbè, essere, vabbè poteva essere, ma secondo me, facendo vedere che da bambino non dormiva. Allora vuol dire che ce l'aveva già prima la struttura anomala, capito? Ok, sì, sì, sì. Eh, io ho una teoria, uscirà... Non lo so, però eh, vi dico, è una teoria accompagnata da un disegno di Bobby Andre, sarà. Ci siamo già messi d'accordo. Beh, come sempre nelle nostre belle teorie. Sì, 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 ma... ma in realtà ci sono tante teorie su questa cosa. Anzi, tra l'altro questa teoria qua che hai detto tu nel video, l'hanno detta i ragazzi di... Oddio, non mi ricordo come si chiamano, One... i massimi esperti di One Piece, massimi esperti. Ah, ok. Hanno okay. fatto un video simile, uguale, che secondo loro, secondo loro, era un po' diverso, perché secondo loro il Dark Dark, essendo il niente, è come se tu non avessi mangiato un frutto, capito? Ok, È, sì. co è, è come se tu non, non ce l'avessi il frutto, e quindi potevi mangiare un altro. Però esatto, secondo, me no. tra... secondo me no. Esatto, ma tra l'altro qui c'è questa cosa che... Mi sembra, sempre un po' girata del fatto che appunto adesso c'è il Dark Dark che è un Roger, c'è il Gura Gura che è un Paramisha, quindi in teoria, può mangiare solo poi uno zone e poi Intoria ha finito, cioè in teoria eh, ne può mangiare solo tre non ne può mangiare altri in più. Sì esatto, Anche, ma questa teoria basa, eh, si basa sul suo Jolly Roger. Principalmente sì, si basa sulla roba del Cerbero, tutte ma queste cose qui. E difatti la teoria sarà proprio su quello, bravo, bravo. Già. Comunque, si, si, ma ne ha sì, parlato vabbè, vabbè, qualche vabbè, volta. Ma è famosissimo. Poi, cioè, cioè. Esatto. No, e comunque, voglio, voglio di nuovo parlare di, di, di alcune cose che hanno scritto su Telegram. Quindi, appunto, ricordo che chi non si è iscritto entri nel gruppo Telegram perché si dicono cose interessanti, escono cose interessanti, potete anche darci spunti per nuovi video in cui si parlava sempre di Im e del fatto che potesse avere, diciamo, l'eterna giovinezza data dall'Ope Ope, una roba del genere. Allora, questo, visto che comunque dal flashback di, di Oden si sa che appunto si vedono, ad esempio, il frutto del Mimo, che c'era una, una strega, lì, una vecchia, e quindi che appunto c'è il riciclo di, dei frutti durante le generazioni, perché appunto muore, ritorna il frutto. E quindi io mi sono chiesto, ma questa cosa sarebbe possibile? Cioè, metti caso che Im sia un personaggio che è vissuto tipo negli 800 anni di vuoto. Po che posso dirti questa che... cosa? Secondo me, e poi ti lascio continuare, secondo me io, io proprio do per sicuro al 100% che lui venga dai 100 anni di vuoto. Io lo do per ma sì, sicuro al 100%, non dagli 800. Vabbè, dai perché, anni perché 800 anni fa sarebbe, se non sbaglio. Mi sembra di sì. Eh. eh. Eh, eh, esatto, dura. che, che Secondo... tra l'altro sarebbe la stessa parte di storia che il governo mondiale e quindi quella... i giastri di saggezza vogliono tenere nascosto. Secondo me è al 100% lui viene da quei 100 anni di vuoto e quindi e dobbiamo, dobbiamo solo capire come fa a essere vivo. Esatto, e quindi cosa ne pensi? Secondo te è così che viene deceduto? Eh, ade adesso, ade adesso te la dico. Vai. Uh, la cosa che mi sono chiesto è se effettivamente lui ha ricevuto l'eterna giovinezza attraverso copie opere, quindi nel senso c'era un suo amico. A che aveva cope ope ha donato a lui l'eterna giovinezza e quindi questo suo amico si è sacrificato per lui magari l'ha costretto comunque esatto sì 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 ma quindi la cosa che mi son detto è se cioè questa roba dell'eterna giovinezza per cope ope vale anche se poi il possessore del frutto muore cioè continua non certo. è che si annulla no credo che continui perché Uh, tu muori per forza se dai una giovinezza, teoricamente. Ok, quindi però è un caso eccezionale, perché normalmente uh, perché normalmente se tu hai un frutto, fai qualcosa con un frutto, ma poi muori. Tipo tutte le cose fatte da quel frutto sì, vengono annullate. Però c'è proprio la regola dell'Ope ope che dice: Se tu dai l'eterna giovinezza, muori, quindi per forza quello è okay. un. Sì, come per... volevo sfruttare Doflamingo flamingo facendo morire Corazon, sì. o comunque poi facendo morire Low. Oh, sì, sì. Vabbè, vabbè, è anche è, è come il frutto di Kaido, cioè è una cosa che va sopra una regola, però ci sta perché è, è una regola sì. del frutto. Boh, fine, ma sì, ma è ovvio. Ma di fatto io avevo letto questa teoria, ma tipo piccolissima. Infatti volevo farci un video, ma poi no, perché io ti, lo sai tu, io nei, per i 100 anni di vuoto veramente non ho idea di cosa possa, possa essere successo, no? Per, per, per questa teoria qua, tipo Joy Boy aveva il frutto Ope Ope, era l'ex okay. possessore del frutto okay. Ope Ope sì. e ha donato l'eterna giovinezza a Im, uh, ma Im l'ha tradito, in realtà. Him, tipo, in realtà si finisce la buona cosa così. Avevo, avevo letto questa cosa, era, era interessante. E, mm, e invece ti volevo dire: A proposito di questa cosa del riciclo dei frutti, una cosa che c'è scritto un nostro fan su Instagram, che è Marco, quello che, che ti ha consigliato la top del comandante, si, che ha consigliato a me invece questo video qua. Quello dove si trova l'ultimo Ponegriff, lui cioè, mi ha chiesto tipo. Uh, Secondo me, chi potrebbe come sarebbe l'ex il... possessore del Gam Gam? E io, ok, e io eh, penso... interessante. Io ho sempre pensato perché Oda l'ha sempre detto che il Gam Gam in realtà è un frutto molto scarso, ma Luffy è un genio nell'usarlo. Cioè, questa è una cosa proprio detta da Oda. E poi è ovvio, sì, nella sua, nella sua infantilità nel pensare, comunque la pensa bene perché le cosa... cose dei Gear sono genialità, ma non sono cose. Del frutto, cioè non è che tu appena hai il frutto sai esatto. salire, sono cose geniali. È eh... come fossero dei piccoli risvegli. Esatto, infatti, sì, è... no, è perché non è un potere del frutto, è una cosa che, che ha scoperto lui. Capito? È molto... Mm. è molto figa, secondo È una delle cose più belle di Luffy. E è... infatti, secondo me sarebbe figo vedere l'ex possessore un... uno, scars... uno scarsissimo, tipo un mozzo, una roba del genere. Esatto. sarebbe sì, figo sì, vedere sì. questo. Eh, vabbè, alcuni avevano tipo teorizzato Joy Boy invece frutto ganga. Ma credo che questo non sia così. Però a quel punto sarebbe troppo palese. Il fatto che ah, Rufi farà le stesse cose di Joy Boy. Vabbè, cioè, sì, ma, so. ma già lo è per il ca cappello di paglia. Esatto. Perché il vabbè, cappello già, di paglia esatto, che c'è a Mary Joy, sicuramente è quello di Joy Boy. Comunque è, è, è un riferimento quasi sicuramente dai. Esatto, però eh. ricordiamo che è, è, è enorme quel cappello di paglia, non è piccolo. Sì, e quindi. Quindi questa cosa che mi viene da dire è, ma se Joy Boy fosse un gigante... E questa cosa, ti dico, oh. l'avevo pensata anch'io, perché mi ricordo, l'ho pensata, uh, non mi ricordo perché, ma l'ho pensata quando i... Uh, dovremmo andare a rivedere cosa mi ha suscitato questo pensiero, quando hai presente davanti alla Noah, l'arca sì. che c'è a Fishman Island. Ci sono sì. i mostri, i, come si chiama, i re del mare, che parla, del mare, sì. parlano tra di loro, no? E parlano, ah no, ma loro sono troppo deboli adesso, sono di meno, sono pochi, sono, sono mm. più deboli di come erano una volta, no? E mi sembra che era questa la frase, però dovremmo andare a rivederla, ripeto. E a me era sembrato che parlassero dei giganti. E poi collegandosi, perché comunque noi sappiamo che i giganti ora sono più bassi di una volta, eh? Perché gli antichi giganti okay, sì. erano, gi erano giganteschi, ora sono più bassi, comunque ci sarà stato un intermezzo. Poi calcola il cappello di paglia gigante, quindi ci sta che Joy Boy era un gigante. Oddio, quindi aspetta, penso a sta e cosa... E poi, e poi vogliamo proprio fare la teoria alla Ronin, salutiamo a Ronin, e... Eh, Ciao Ronin. A livello biblico, comunque, molta, secondo molta mitologia, nei tempi antichi la Terra era dominata dai giganti. Dai. Gli eroi del mondo erano i giganti, è, è scritto sulla Bibbia. Comunque, la, quindi... la, la Noa ricordo un sacco l'arca di Noè alla fine. Noè è proprio l'arca di Noè. La no esatto. <ride> e no, sta roba che mi è venuta in mente: appunto, se Joy Boy è un gigante, Im alla fine è un essere umano, e Joy Boy è molto collegato con l'isola degli uomini pesce quindi alla agli uomini pesce e quindi c'è questa triade, questo. Questi tre individui, comunque molto importanti, razza, dove alla fine sì. quindi esatto, dove alla fine, queste tre razze, dove alla fine quindi in mentoria li ha traditi, Esatto. Sì, sì. un'altra essere... un teoria. Avevo letto: che eh, avevamo parlato. Non mi ricordo il live tra noi due, così della probabile razza di King. Che sarebbe la razza opposta ai abitanti di Skype, comunque ai... Ai, agli abitanti del cielo. Esatto, l'avevano detto tra di noi. detto tra di noi. Eh, vabbè, c'è questa teoria, lo dico al volo. Che dice che King, visto che in One Piece di solito ci sono, questo l'ha detto anche Ronin. Sempre Ronin, salutiamo. Uh, sì, in One Piece ci sono queste, um, questi dualismi tra razze tipo uomini-pesce, uomini-nani, ovvero tontatta e giganti, uh, eccetera: eh, braccia lunghe, eh, gambe lunghe, rotelle lunghe. Eh, però Abitanti del cielo non hanno un loro posto. E il loro opposto potrebbe essere la razza di King, perché King, l'ha detto Big Mom questo, quindi ufficiale, appartiene ora a una razza estinta, di cui forse... Sì, se non sbaglio... E tra l'altro che non, non è uno spoiler perché viene anche detto nei manga in italiano comunque. Sì, vabbè comunque, ma viene detto anche nell'anime, quindi non, proprio non mi potrei dire: un Esa cazzo. Esatto, esatto, quindi non è proprio uno spoiler. <ride> e mm, quindi eh, la cosa che ha detto Ronin, che secondo me è vera sicuramente, è che è l'opposto della razza degli uomini alati. È la razza dei... Uh, dei demoni. Tipo, ha angeli e demoni, no? Ok? Sì, sì, sì. Ha detto questa, questa questo... teoria... Aspetta, questa teoria... Che Im appartiene alla razza di King. Ok, sì. Perché oh. inter sono interessanti i suoi occhi, tra l'altro. Interessantissimi, sembrano... sì, sì. Un, po', un po' sembrano ricordare Mia quasi occa. quelli di Occhi di Falco, più o meno. Ehm... Mm e... No, è la cosa interessante. Se cosa sarebbe a quel punto? Che se King effettivamente così avrebbe ancora più senso che lui una volta fosse un dipendente di Imperdown. Perché proprio Imperdown rappresenta l'inferno, e assolutamente. quindi è perfetto: assolutamente. Vabbè, comunque Im raga è veramente Im è veramente difficile attualizzarci su perché potrebbe essere di tutto. Io l'unica certezza che ho di Im. E che lui proviene dai cento anni di vuoto perché esatto. avrebbe. Avrebbe. È, cioè, È l'unica cosa che ha senso, capito? Ma come. Ma alla fine, come è stato difficile teorizzare su Ryokugu? Alla fine, se ci pensi, non si è visto niente di lui. Ha detto solo una cosa: Im non ha detto niente, zero. Beh, comunque, ah, è comunque. Visto... Da Ryokugu, da visto delle. Solo sì, sì, ma comunque, da, da Ryokugu, da quelle piccole cose che ci sono, alla fine, non è una teoria. Bella lunga l'abbiamo sì, tirata sì, fuori, esatto. Daim, qualcosa può uscire fuori. Da him può tirare veramente poco. Perché io ogni, ogni, ogni teoria che leggo è abbastanza convincente. Cioè, abbastanza convincente, ma perché non, mm. non ci sono. Come dire, non ci sono. Perché dei... non c'è una cosa che ti fa dire di no. Bravo, ovvio. Oh, che ovviamente. non è così. Grazie. Eh, beh, proprio così, non c'è niente che mi può. La può smentire, capito? Esatto. solo per quello, perché sennò se no era molto più facile. Tipo... Che tra l'altro... Tipo perché... Vai vai. Uh, perché non ha senso dire che... Uh, parlando sempre di Ryukugio, no? Facciamo un esempio su come la... pensiamo alle teorie, no? Perché non ha senso dire che Ryukugio abbia uno zoan o il frutto delle piante, che tutti dicono, no? Perché mm. il pattern di uh, Fugitora è un... Uh, è un paramisha, quindi probabilmente avrà un paramisha. Le piante non ha senso perché, perché gli altri due, che sono chizarro e Fugitore, quindi il pattern è ancora più completo, sono due cose che riguardano lo spazio-tempo, tipo, no? Comunque uh, le leggi della fisica. E quindi ancora... Sì. no, non ha ancora ha meno senso le piante. Eh, perché potrebbe avere senso rallentare il tempo? Perché lui dice che da due anni che non mangia quindi può rallentare il suo metabolismo, quindi anche lì avrebbe senso questa cosa. Uh, Ci sono un sacco di cose che, perché è rilassato, sì. perché lui se la prende con comodo, quindi sarebbe un riferimento al tempo, capito? Invece di Im sappiamo niente, nulla. Esatto. Ma anche perché poi per sta roba di Kyokuju c'è sempre il fatto che... che comunque il tempo, cioè noi abbiamo visto il frutto tempo tempo, quello della mamma di, di Momonosuke, però abbiamo visto dall'altra parte anche Foxy, che... È un frutto del tempo un po' diverso, quindi cioè, un potere può essere cambiato, non è che ce n'è solo uno oh, e anche quello è minchia di brutto. Allora vuol dire che il magma, magma e meramera mera non possono esistere, sì, so sì, sono... esatto. Ton, ton, oppure... chilo, chilo sono proprio la la, la, la perfetta sintesi di questo esatto. discorso, oppure neve, neve, ghiaccio, ghiaccio. cioè Alla fine, alla fine è quello. Eh. Comunque, poi a parte che. Eh, lo dico io in quel periodo stavo guardando JoJo, quindi era molto ispirato a Dio <ride> al potere di Dio cioè, Era molto ispirato a Zawardo, <ride> tantissimo. Infatti, vabbè. andiamo avanti. Tanto, qua abbiamo Beh, detto basta. Sì, sì, vabbè, i migliori Jolly Roger. In realtà, non c'è niente da dire. Posso dire ah, una cosa? Io sì, ti direi, vai, <ride> vai, mi alzo per farlo per dirla, perché devo, non devo dire niente, devo solo fare... <ride> però non, fa, non farti scappare la cuffia. Guarda qua, <ride> Olè Questa Olè. è la mia reazione del 2021. Mi è spuntato un Jolly Roger. Sulla pancia. Esatto, esatto. gli gliel'hanno fatto con le fiamme del Meramera. Sì, eh, sento ancora le fiamme del Meramera, infatti, in quel punto, <ride> tutt'ora. Infatti, non so se hai visto che è ancora rosso, ed è più di 24 ore che... <ride> Che ho finito. È vero, sì, è che detto. Questo è dedicato al canale, non è vero? <ride> Semplicemente lo <ride> gioia volevo farlo ben prima di aprire il canale, me, me lo ricordo, meraviglia. Guarda caso, poi abbiamo aperto un canale chiamato Meramè, quindi è tutto un. È tutto un. Capito? È tutto un collegamento, si collega tutto. Eh, ma. Vabbè, perché uh, io ti direi: Regisci, cioè, sì. regisci, dimmi la tua sulla Top Comandanti. Di One Piece degli Imperatori, che mi hai detto Scusa, che avresti fatto detto? un po' diversa rispetto a... ah sì, sì, no. Ho, ho, letto, il com... ho... ho letto il commento di Deft. Una classifica in cui non possono dirti, ma questo è più forte. <ride> Aspetta, ma tu, pe... tu lo pensi? <ride> tu pensi questo, Andrea Polleggioni ma... hai sbagliato un sacco di cose. <ride> L'ultimo competto. Non ho capito. Lui dice, Deft dice, che questa classifica sì. non possono dire niente. Invece l'ultimo commento è uno che si lamenta. ma perché... ah, sì, su cosa Is su, su cosa è più forte di Jozu, di Diamond Joe? Ah, ma tu parli dei comandanti, io parlo ancora dei Jolly Roger. Ah, scusa, ok. Perché okay le... Se, allora, le top sono... Sono sempre così, cioè allora è, è impossibile fare una top e accontentare tutti, cioè non so chi devi essere, devi essere... Ma io non mi ricordo questi... Uh... Ah, non mi ricordo che ave... c'era gente che aveva fatto la top. No, ma sulla top di oggi nessuno ha rotto le palle sui... L Ultimo commento. Di forza. Non sui livelli di forza, ma ha rotto le palle comunque. No, io che uno Ah sì, hai sbagliato un sacco di cose. Eh vabbè. No, ne hai dubbio di dubbio dislike <ride> fanculo oh allora. ma poi scusa dai non te <ride> la prendi da prendere, le top sono fatte così. Ho detto, non, puoi ragazzi, non, puoi, non puoi mettere d'accordo. Non puoi mettere d'accordo tutti. Io avrei messo, che tra, che io avrei tra... messo tra... il Jolly Roger che... di Ace prima. Eh. Non, so non so tu chi hai no, messo, ma tra l'altro l'avevamo fatta insieme più o meno. Questa, questa top. Ne avevo parlato tanto con te. Ah, si. Sì, 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 sì. Vero, vero, vero. Allora, aspetta, che non mi ricordo il primo cosa ho messo come prima, ah, allora, tornato... primo, ho messo quello di Ace, ho messo ah, allora, quello apposto, di Ace apposto, primo. ho messo primo Ace. Secondo quello di Row, terzo quello di, di Kaido, Kaido, sì. Quarto, quarto messo Shanks, quinto quello di Big Mom, sesto quello di Kid, settimo quello di Barba Bianca, ottavo quello di Trailer Park, nono quello di Barba Nera, e decimo quello, quello di... di Sì, di Don Krieg. Di Don Krieg, esatto. Io direi di passare direttamente a, a quella dei comandanti, no? Così. Esatto, tanto sì, siamo perché... in chiusura. Quello che ti ho detto sì, che io avrei sì, fatto no. diversamente. Allora, io al primo posto. Okay. Al primo posto io avrei messo Marco e qua siamo d'accordo. Qua, 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 Ma anche vedendo. Ops, che è successo? Ok, ma anche vedendo uh, i commenti più o meno tutti. Poi ovviamente anche qua c'è gente che non ha capito. No, beh, comunque ben, ben back no, con vabbè. Marco. Vabbè. Ah, perché questi un po' la fanno un po' sulle forze, possiamo dire possiamo dire che un po' sulla forza l'hanno fatta tu, tu dica tua poi io parlo di sta roba di Ben ma... ovviamente io parlo vabbè qua abbiamo anche Giovanni che si è sbagliato comunque bella Giovanni che che è successo? no vabbè. bella Giovanni eh... ormai tanto noi vi per me Ben è più forte di Kakao probabilmente, probabile ma la classifica non si basa ah qua hai risposto tu ok ma prima o poi gli educheremo a questa cosa, secondo me. Cioè, secondo ah, me... Ma sì, qua, sì, Giovanni che dice su cosa è più forte di Diamond Jones. Però in maniera educata, quindi io rispetto Giovanni Vella, posso dirlo. <ride> Comunque, prima o poi gli educheremo a questa cosa dei livelli di forza, prima o poi verranno educati. Comunque, io avrei messo, sempre soggettivamente, al primo posto Marco. Esatto. Okay. Perché Marco, secondo me, rappresenta proprio il comandante. Degli imperatori, per eccellenza, lui è il comandante degli imperatori per eccellenza. Ma poi io, come, io come ti avevo detto, io, io, se avessi messo anche Ace, li avrei messi entrambi a pari merito perché portano tutti entrambi molto rispetto mm. al proprio comandante, eseguono gli ordini e sono un sacco fedeli, punto. Poi Ace no, non l'ho messo perché è morto e quindi ho deciso di non metterlo, però l'ho messo nelle menzioni onorevoli. Infatti, è stato l'unico video. In cui ci sono così tanti personaggi che abbiamo fatto remissioni onorevoli. Ah, io lo, io lo faccio anche con i morti, però. Ok, vabbè, perfetto. perfetto e... va secondo metto King, perché tu lo sai, io ti, anzi, io ti ho detto che King forse è il miglior character design. Anche io avevo messo, messo, messo secondo. Ok. È il miglior design di tutto One Piece, forse. È uno dei migliori. Secondo. Io l'ho messo, messo secondo proprio per quello. E per il fatto che comunque... Che lui ubi dice, è un molto bisogna, evidente. Bisogna, bisogna ancora vedere, bisogna ancora vedere, almeno dal mio punto di vista, io devo ancora vedere lo no, sviluppo bene no. del personaggio. Ma è, è, è... comunque lui è molto loyal al suo, al suo capo, al suo imperatore, capito? Quindi anche lui rappresenta pie, appieno l'imperatore, cioè il comandante dell'imperatore per eccellenza. Esatto. Poi, al terzo posto ti metterei un bel Ok, io ho messo Katakuri. Okay, al quarto, mettere i Katakuri. Perché Katakuri, comunque, lui è un comandante. Ma io lo vedo molto distante da sua madre. Cioè, nonostante lui sia il più forte, io lo vedo un po' distante rispetto agli altri fratelli. Per, forse perché gli altri fratelli, da soli, non valgono, non valgono tantissimo, ma valgono non tanto con la madre. Lui, invece, no. Ed è per questo che lui è sì, molto sì. distante. Poi io, io sarei Spera. curioso di sapere come, come Big Mom considera i suoi figli. Cioè, qual è la sua scala gerarchica? Come li considera lei? Uh, uh, perché lei, comunque, un po' li ama. Cioè, tipo, si è visto che lei comunque prova dell'amore per i figli. Però vorrei vedere se quanto la forza conta per lei. Capito? Beh, lei, comunque, penso che consideri Katakuri il suo figlio per eccellenza alla fine. Sì, ma uh, non so quanto lo ami. Capito? Cioè, quanto lo ritenga. Mm. Non lo so. Que beh, questo è questo non, è, non è molto ben visto. Ma secondo me possiamo vedere di meglio a Onigashima. Secondo me. O comunque prima di far uscire Big Mom di scena completamente, io vorrei vedere questa cosa. Anche in una mini avventura, perché adesso ti do questo spoilerino: Non ci sono mini avventure in corso. Non ci sono più mini-avventure in corso in questo momento. E... Sì, perché ah, è, finita, è finita quella di, di Gang Badge. Quindi, ah, ok, si sapeva che sono ora... come andrà a finire. No, non ti dico, ma tanto. Sono... Vabbè, oh, comunque, eh... <ride> non ci sono mini avventure. Anzi, potremmo, okay. fare, potremmo fare un video. Top possibili mini avventure. Top. Solo che secondo me manca qualche capitolo e ricomincia una bella mini avventura. E stavolta quindi, magari un po' importante, magari facciamola. Ma, ma quindi adesso sta facendo tipo... Sai la no, cover la i fani, nei disegni. Le cover okay, a richiesta. Le cover a richiesta. Oggi nel capitolo di oggi la cover la richiesta era Lucci che doveva mangiare i piccioni, no? E io nella copertina ho visto Lucci e ho detto miglia, miglia, mini avventura. <ride> mini avventura sulla cp0 e eh, invece no e eh, invece sarebbe stata eh sì così no, comunque, magari vediamo che questa male... teoria era giusta capito cioè invece comunque, no maledizione che non siamo giapponesi che non possiamo scrivere né le sbs né <ride> mandare richieste esatto infatti vabbè e neanche votare i migliori manga di shonen jump maledizione eh, comunque vabbè eh, non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo in tutto questo la top stavi dicendo che alla terza avresti messo Ah no, scusami, okay, alla terza okay. Ace, alla quarta uh, Katakuri, alla quinta okay. Oden, ma perché? Perché Oden, secondo me, il meglio di sé non lo dà come comandante di imperatore, lo dà quando è a Wano. Cioè, la grandezza mm. del personaggio di Oden, che comunque Oden è incredibile, è amatissimo nonostante esista da poco, perché di solito la gente si deve affezionare ai personaggi. Soprattutto se è uh, un manga lungo che è, è da anni che. È, che è in circolo comunque Odden ci sono appassionati tutti. Secondo me lui Il personaggio ha fatto molto bene. Minchia, il sì, sì. suo flashback la sua vita inizia e finisce. E nel suo flashback, comunque quando muore, fa sopravvivere i suoi compagni. Ed È bellissima. Secondo scena. me, eh, lui ha l'effetto un po'. Cioè Ci sono delle storie in cui tu metti tutto, e se metti tutto non può essere brutto. A meno che non lo fai, non, non sei capace. Mm. Nel flashback di Odin c'è tutto, c'è cioè proprio tutto, tutto quello che puoi cercare, cioè è un, io, io infatti la esatto. considero una saga a parte, te l'ho detto, per me il flashback di Odin è una saga a parte con degli atti a parte, perché l'atto in cui ha Wano all'inizio, poi Barba Bianca, poi Roger, poi di nuovo Wano, esatto. è perfetto, è un flashback perfetto, è proprio una storia a parte, e poi in realtà io non lo considero neanche un flashback, cioè, infatti forse l'ho detto proprio nella top... Flash. Uh, però... non mi ricordo se l'avevi messo o meno l'avevi Forse... messo... No, sì, messo però poi andare a vedere al volo uh, se c'è il primo quello di, di rou l'ho messo, sì, messo quinto sì, sì. l'ho messo per quel motivo lì perché è come se fosse una saga 6 io non lo consiglio tanto un flash ma comunque uh, vabbè quinto avrei messo Oden ok io, se... io ho fatto tipo quarto ben Beckman uh, quinto ho messo Shipu Sci... Allora, io ti dico: sesto, metterei Bargis. Io ho messo la fit come sesto, e come metterei... settimo, Vanoghe Minchia, la Fit bellissima. La fit, secondo me, ci farà, ci farà sognare. Ma la cosa che ti giuro che è proprio stata assurda, cioè che io, i membri della, della ciurma di Tic li avrei messi tutti, pop, eh, sono bellissimi. Ma, ma soprattutto per un fatto, per un fatto di design. Ma per un fatto che, oh mio Dio, questo personaggio voglio vedere cosa farà in futuro, voglio Mamma. vedere quale sarà magari il suo frutto in futuro, cioè figata. E infatti è stato molto difficile capire chi mettere sopra tra i due, tra Lafitte e Van Hogar, perché comunque ho dovuto scegliere. Ho deciso Lafitte solo per questo suo fatto che, appunto, viene chiamato lo sceriffo diabolico, e quindi per questo suo lato da un po' prestigiatore. Tipo, avevamo di Joker un po' quasi. Cioè, mm. di un quasi un po' psicopatico, però, però tranquillo, che però poi diventa crudele e ti massacra. Eh, te l'avevo detta la teoria del suo frutto. Della medusa, medusa omerica, diciamo. Sì, sì, sì. Eh, no, medusa, Meravide. scusami, della sirena omerica. Della sirena, sì, sì. sì Perché sì. le sirene in antica Grecia avevano sempre i canti che incantavano, come lui, come Rafit, però erano erano più, uh, più nell'immaginario de dei volatili che, uh, che nelle sireni. Cioè, si vede male. con due ali, ma di fatti ci sta che, Oden, eh, scusami, che Oda fa vedere sia le sirene come razza che come frutto, però non potendo fare il frutto del diavolo sirena, perché poi, a parte che è una razza, e poi dovrebbero stare in acqua, quindi come fai? Anche, anche lì sarebbe un'altra un'altra eccezione alla regola. Non va esatto, bene, infatti, sarà un frutto teologico tutto, 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 al massimo esatto. E, ok, vabbè, uh, poi vabbè, per, per i frutti roja non so che dire. Sinceramente, io, io sono veramente innamorato del frutto di, di Crocodile. Mm. Forse per me al primo sì, posto sì. insieme al Meramera. E... Poi per il resto non lo so. Ah, poi, vabbè, sulla roba dei comandanti, qui rispondendo alla roba Izu, più forte di, di Diamond Jones. Semplicemente, boh, mi intriga Non di è una più top di forza. Per... E, poi, e poi è più importante. Izu di Diamond Jones nella storia. Possiamo dirlo con certezza perché. Sì. Leggete il manga se, non, se vi chiedete. Perché. Sì, ma più che altro poi, in ogni caso, per... uno perché comunque <ride> si è visto nel flashback di Oden, E poi mi sono detto, vabbè, se si è visto nel flashback di Oden, vuoi dirmi che non si vedrà Wano? Sì, si vedrà. Anche Wano. forse non lo so. Sì, va bene, ma questo va bene. No. lo sai già. Ma sì, me te... sì, l'avevi già detto. Comunque non è una mm -hmm. sipoia chissà quanto... Già, esatto. Comunque, io direi, ragazzi, abbiamo raggiunto un'ora. Possiamo, possiamo timbrare il cartellino. <ride> esatto, poi sa sapete che ah, appunto... Un un minuto, solo, solo nelle critiche eh. solo Possiamo superare l'ora. Grazie un l'ora Grazie per aver visto Questo live e questo video I riferimenti a, tutti, a... a cose e persone Erano puramente casuali ovviamente casuali. questa è una storia di fantasia questa tutti... <ride> è una storia di fantasia e <ride> eh sì, pe pensa c'è scritto in The Promise Neverland questa è una storia di fantasia tutti i riferimenti a persone o luoghi reali sono puramente casuali okay. proprio per tipo io me ne lavo le mani come la nostra live insomma alla fine eh, esatto. comunque questa live verrà ricaricata per chi se la fosse persa quindi salutiamo anche chi, ci, chi la sta guardando a youtube e prossima settimana vabbè tra le leo settimana come al solito continuiamo My Rockademia ci inventiamo cosa portare in live eh, esattamente siamo quasi Poi a 1000 iscritti ospiti. siamo quasi eh, a 1000 iscritti quindi vi dico questo. Preparatevi. Quindi preparatevi. preparatevi preparatevi prepariamoci <ride> Proprio... anche, noi. anche noi dobbiamo prepararci e niente grazie ragazzi iscrivetevi al gruppo telegram che è importante il potere greco. È importante. Ciao a tutti. Molto. Buona serata, ciao ragazzi. E abbonatevi che è gratis. Con Prime, cioè, gratis, è gratis. Boh. Ciao a tutti.